Buongiorno ragazzi, recuperiamo oggi la puntata di Three Talking Points che non è andata online lunedì. La recuperiamo oggi, ci sono diversi argomenti di cui parlare. Oggi si gioca Sassuolo-Juventus, ma ci sono tre notizie particolari. Gravina col Ferrarino pagato da Agnelli. Combinazione strana, ma è la combinazione delle news di oggi. Buongiorno ragazzi e buon mercoledì. Allora, ci sono diverse cose di cui parlare. Partiamo dalla prima notizia di oggi, ovvero Cristiano Ronaldo a Maranello. È una cosa che ha dato particolarmente fastidio ai tifosi, e giustamente perché la squadra è in crisi, la squadra si allena e lui va bellamente a farsi gli affari suoi. In compagnia di chi? Del presidente Agnelli e di John Elkann. Una cosa che non hanno assolutamente gradito i tifosi. La vera domanda è perché è andato là? Si parla di un acquisto di una supercar. Io ho trovato alcuni dettagli a riguardo e poi ve li mostro. Però voglio dirvi solamente una cosa. In un momento di reputazione in crisi del brand Juventus, io credo che bisogna fare parecchia attenzione alla comunicazione. Vedere Ronaldo 24 ore dopo, lì a Maranello, a Zonzo, che se la spassa tra la fabbrica e la gente che lavora lì a Maranello, un po' mi ha fatto male, devo essere sincero. E io credo che serva un po' più attenzione al campo e meno al brand. È una cosa che richiedo, perché il brand va bene quando il campo va benone. Se il campo va male, il brand passa in secondo piano. Quindi bisognerebbe comunicare un po' meglio. Forse le foto era meglio posticiparle. Intendo le foto nei social. Era meglio posticiparle se proprio questo impegno era improrogabile. Però, perché è andato Ronaldo là? Bene, ragazzi, il segreto è svelato. Così come Ibra, anche Cristiano ha ceduto al fascino della Ferrari Monza. Infatti, Ronaldo ha deciso di acquistare questa barchetta del cavallino, aggiungendola alla sua collezione delle supercar, come alcuni anni fa ha fatto appunto l'attaccante del Milan. Una roba da poco. Il portoghese, comunque, il nostro fuoriclasse, ha avuto modo di vedere da vicino la storica sede Ferrari, incontrando gli uomini della Formula 1, da Binotto a Leclerc a Sainz. Infatti, avete visto la foto su Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. Ha potuto vedere le linee di assemblaggio della fabbrica di Maranello. Insomma, un viaggio itinerante nel mondo del cavallino rampante. Comunque, la macchina è una Ferrari Monza SP2 per i più appassionati di motori, dal valore di 1,6 milioni di euro. È una roba da poco, ecco. Secondo io mi chiedo se abbia i sensori di parcheggio, una roba simile, se ha il condizionatore incluso automatico o ancora manuale. Cioè, sono curioso di sapere queste cose. Ce le avrà queste cose? Io credo proprio di sì, eh. Sul Sun, ragazzi, ho trovato invece un articolo molto interessante. Questa è la seconda notizia di oggi, ovvero i top 10 proprietari più ricchi d'Europa o nel mondo in generale, del calcio. 10 proprietari, perché certe squadre sono suddivise, hanno delle proprietà miste. Qua parliamo di unici proprietari, quindi attenzione, andiamo un po' a capire qual è la potenza di fuoco e il valore dei club. Nella decima posizione troviamo Robert Kraft del New England Revolution. Nona posizione, a sorpresa, Zhang dell'Inter. Ottava posizione, Nasser Al-Khelaifi, che è strano vederlo in questa posizione. Settima posizione, Sten Kroenke dell'Arsenal, o Kroenke. Poi c'è Filip Hanschutz dei Los Angeles Galaxy, quinto Roman Abramovic del Chelsea, Dietmar Hopp dell'Hoffenheim, 13 milioni, bilioni, Andrea Agnelli, Juventus, che è terzo, signori, è terzo. Andrea Agnelli è il quarto membro della sua famiglia a prendere in mano la Juve. Nel decennio successivo la Juve ha vinto 9 titoli di Serie A consecutivi, dominando il calcio italiano. Hanno acquisito Ronaldo dal Real, bla bla bla, quest'anno rischiamo, eccetera, 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 eccetera. Parla di questo. Però quello che io non ho capito di questa vicenda è i soldi come vengono, insomma, conteggiati con la proprietà Exor o la proprietà Agnelli. Perché la Juventus è un asset in mano alla Exor ed è complicato metterla nel mischione delle cose. Però ho trovato questa classifica qua, è giusto per farvi capire. Ah, vabbè, primo ragazzi, Mansour, secondo
Mateschitz, che è anche proprietario del 49% delle quote di Red Bull, quindi tanti tanti soldi. Fatto sta che certe squadre operano in contesti molto competitivi, tra cui Kroenke e Abramovic, hanno la possibilità di operare nella Premier League, che fattura il triplo solamente di diritti TV rispetto all'Italia. L'Italia, vi ricordo, che comunque deve operare, visto che la Juventus è una società per azioni, anche in ottica di fare dei ricavi e dei profitti per tutti gli azionisti, perché altrimenti diventa puro mecenatismo. Quindi Agnelli si incastra come terzo a livello di base, credo che sia ben piazzato con le spalle coperte, ma questo, signori, significa poco. Significa poco perché se hai tanto, ma non significa che puoi spendere come altri. Questa è la distorsione di questa classifica. Però ve lo riportate, ecco, Andrea Agnelli attualmente è il terzo proprietario di club più potente al mondo dal punto di vista economico. Questo è quel che ci dice questa classifica del Sun. E ora dobbiamo ricollegarci a un altro argomento a proposito di ricchezza. Terza notizia, ragazzi, andiamo ad ascoltare un po' le parole di Gravina, quelle che ha detto l'altro ieri, perché poi ieri ha cambiato un po'. Quindi ascoltiamo ciò che ha detto l'altro ieri il buon Gravina, presidente della FIGC. Quando chiedono di far parte del campionato italiano di calcio, devono comunque accettare i principi statutari degli organismi internazionali. Quindi è evidente che se la Juventus non dovesse accettare questi tipi di principi, è fuori dal campionato nazionale. E mi dispiace per la... stamattina ho visto alcuni tifosi preoccupati, mi dispiace, ma le regole per me valgono per tutti. Come sapete, c'è stato un ritorno da parte di nuove società, un rientro con un accordo che è stato siglato con la UEFA, ne rimangono adesso tre che sono abbastanza resistenti, c'è un atto, un'attività di deferimento alla commissione disciplinare, c'è una norma per quanto ci riguarda molto chiara, una norma che poi è una norma che precisa quanto previsto dai vertici dell'Organizzazione Mondiale dello Sport, mi riferisco al CIO, il quale a sua volta ha dettato alcuni principi informatori per quanto riguarda gli statuti di FIFA, di UEFA, CONI, federazioni, società. Questa è la filiera che noi dobbiamo rispettare. Gravina, a sole 24 ore da questa dichiarazione, ammorbidisce parecchio il tiro dicendo che il campionato non può fare a meno della Juventus, non può fare a meno il campionato né i campionati europei della Juventus. Perché? Perché probabilmente coinvolge una marea di tifosi, però dice ma le regole vanno rispettate. Bene, se le regole vanno rispettate, queste minacce non si traducono in un'azione giudiziaria, è complicato cacciare la Juventus, e io non credo che si arriverà a tanto, ma si arriverà a un dialogo. Il motivo per cui ci sono queste minacce e non si vuole assolutamente passare al pugno duro e al bastone anziché la carota, ve lo spiego immediatamente. Ho trovato un articolo, uno stralcio, che non significa nulla e non ho la possibilità io di avere queste statistiche in mano, ma sono sicuro che andranno a confermare questa mia cosa. 22 gennaio 2007, ragazzi, quello è l'anno dove noi siamo in Serie B. La Juventus in fuga verso la Serie A, non solo in campo ma pure in TV. Anzi, gli ascolti televisivi della Serie B sono in controtendenza rispetto a quelli del torneo maggiore. Se Controcampo e la Domenica Sportiva stazionano intorno al 7% di share, Novantesimo DB in onda su Rai 3 il sabato pomeriggio ha il doppio dell'audience. E quando va in onda la squadra di Didier e Deschamps, la trasmissione condotta da Franco Lauro, la buonanima, è curata da Stefano Mattei, impenna gli ascolti. Sabato, per esempio, la media dei telespettatori è stata 1.851.000, share intorno al 14%, saliti a 2.007.000 quando sono state trasmesse le immagini dall'Olimpico di Torino, la festa ad Alessandro Del Piero e la goleada bianconera, livelli di eccellenza rispetti all'anno scorso quando Novantesimo attirava mediamente 1.200.000 di spettatori. La Juventus ha assicurato la differenza spingendo gli ascolti al record del 20% di share. I bianconeri in B hanno regalato al campionato dignità, numeri e un seguito che non ha mai avuto. Quindi, se spostiamo questo seguito dalla A al nulla cosmico in caso di squalifica, il danno per la Serie A sarebbe maggiore. Per cui, dal punto di vista economico, a essere sotto scacco è proprio Gravina. Poi ripeto, c'è sempre questa questione
della sentenza di Madrid che obbliga UEFA, FIFA e federazioni associate a non sanzionare nessuna squadra. Quindi c'è da capire ancora come si svolgerà questa battaglia tra questi enti qua. Fatto sta che vedo delle aperture al dialogo e vi dico già che se ci fossero stati dei margini per poter dichiarare guerra legale diretta alla Juventus, Real e Barcellona, io credo che l'UEFA avrebbe già fatto tutto. Ecco, sarebbe là già nei tribunali a richiedere delle punizioni e bla 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 bla. Non lo sta facendo, perché da una parte c'è una sentenza che, se spostiamo la vicenda sul tribunale ordinario, sono guai per tutti, rischiamo guai tutti, l'UEFA e anche noi, perché c'è una battaglia da giocare. Però potrebbe nascere una sentenza Bosman 2, un caso molto simile, che sposta completamente gli equilibri del calcio. Poi, secondariamente, il seguito di Juventus, Real e Barcellona andrebbe a far parte di una sorta di minoranza rispetto all'UEFA e ci sarebbe dell'astio nei confronti di un ente che dovrebbe essere più comunitario, più inclusivo possibile che esclusivo. Quindi attenzione, si tratta non solo di equilibri legati alla questione legale stessa, ma anche di equilibri di rapporti tra base, squadre e UEFA, FIGC anche nel nostro caso. Signori, questo è tutto, speriamo insomma che questa roba vi sia piaciuta. L'ho improvvisata, c'era poche cose, ma ho cercato di prendere questi tre punti secondari. Un abbraccio a voi, noi ci vediamo credo già al post partita, non credo che alle 1:30 escano notizie salvo cose clamorose. Un abbraccio e sempre fino alla fine. Forza Juventus ragazzi, e non si molla un cazzo.